Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Frontier Worlds, gioco della Draco Ideas, che io ovviamente ringrazio di cuore e immensamente come sempre per i prodotti che mi hanno fornito, e in questo caso un gioco in ambientazione guerra mondiale, seconda guerra mondiale, che mi aveva incuriosito da vicino, perché circa un paio di anni fa è stato un Kickstarter anche di un discreto successo ed è un gioco competitivo da 2 a 4 giocatori, quindi non c'è modalità in solitario e non c'è nemmeno il cooperativo, da 30 a 120 minuti dai 12 anni in su. Sì, mi ci ritrovo con tutto, anche con i tempi e con l'età, perché appunto è un gioco che va a trattare delle forze alleate contro le forze dell'asse. Ah, se sentite il ventilatore, passatecela fino a che ci sono 40 gradi, penso che sia normale. So che è un po' fastidioso nei video, però, insomma, finirà st'estate maledetta, eh? Ve ne parlo a breve dopo la sigla. Frontier Wars, gioco della Draco Ideas, è un gioco, come detto poc'anzi prima della sigla, competitivo. Quindi è un gioco dove un giocatore andrà a interpretare le forze dell'asse, che ovviamente sono in questo caso la Germania, mentre invece le forze alleate ci sono gli inglesi, gli americani e i russi. E la mappa è composta in esagoni. Nel regolamento c'è anche compreso il libro delle missioni, che tra l'altro sono un bel po'. Si sceglie una missione tutti insieme, o si possono fare anche in successione, e si vanno a mettere gli esagoni per come sono composti nel libro delle missioni. E la mappa potrebbe avere ad esempio 10-15 esagoni, e all'inizio ci sono le zone di schieramento di partenza. Magari gli americani partono da una parte, i russi partono dall'altra e magari i tedeschi, non lo so, sono al centro in una missione difensiva. E poi ci sono delle zone dove è possibile erigere e costruire delle fabbriche o degli accampamenti. Gli accampamenti, o per meglio dire, le caserme, sono quelle che vanno una volta ogni fine turno a produrre truppe. Le fabbriche sono invece quelle che vanno a produrre navi, aerei, carri armati oppure anche artiglieria. Il gioco non prevede assolutamente alcun tiro di dado, e questo è un punto sia favorevole che sfavorevole. Perché? Ora poi a breve vi spiego come funziona il combattimento. Perché non c'è la casualità del tiro di dado, qui ve la dimenticate, cioè avete le vostre forze e sapete come possono agire e in che ordine, però ci sono i mazzi delle carte comando. Quindi le carte comando sono quelle strategie che all'ultimo momento danno un po' la possanza sul campo. Mi viene in mente anche un Memoir 44. Sono quelle che, messe nel momento giusto, non soltanto vi permettono di fare un'azione, ma anche di farla con un bonus. Per fare un combattimento, una battaglia, quando le truppe si trovano sullo stesso esagono, quell'esagono è conteso. E nel caso in quell'esagono ci sia, ad esempio, una fabbrica del Commonwealth, e ci si spostano dentro i tedeschi, sarà contesa, quindi a fine turno non potrà più fare produrre carri o artiglieria per gli alleati. Quindi le zone, quando sono contese, vanno liberate dai nemici. Quando una zona è contesa, automaticamente le truppe all'interno sono in guerra e abbiamo un indicatore che va a segnare i valori di iniziativa e le priorità dei bersagli. Questo indicatore ci fa vedere le priorità di come attaccheranno le truppe. Che ne so, i carri armati ad esempio hanno priorità 3, magari le truppe normali hanno priorità 1 e l'artiglieria priorità 2. Il tedesco schiera uno di tutti e tre. Magari l'alleato che difende ha soltanto truppe di fanteria, quindi hanno priorità 1. Si va per ordine di priorità, ovviamente priorità uguali, 1 e 1, 2, 2, 3 e 3 attaccano contemporaneamente, quindi si fanno danno a vicenda anche se vengono distrutte. Magari il carro armato, che ha priorità 3, attacca per primo. Poi dopo c'è l'artiglieria e poi la fanteria. Il carro armato, quando attacca per primo, si va a vedere sotto nella barra appunto delle priorità dei bersagli, quella prima, scusatele, dell'iniziativa. Nella barra delle priorità si va a vedere quali nemici hanno la priorità per essere colpiti i bersagliati. Quindi magari la prima priorità è la fanteria. Quindi il carro armato col suo attacco distrugge una fanteria. Si passa, ci sono altri con iniziativa 3? No. Si scala iniziativa 2, artiglieria. Artiglieria ce l'ha soltanto il giocatore tedesco. Quindi vediamo, la priorità è sempre la fanteria, però nel caso la fanteria fosse stata distrutta, si scala la priorità successiva, quindi tirerebbe magari boh, su un carro, su un'artiglieria. Quando tutti quanti, quelli che hanno l'iniziativa, hanno sparato per primi, l'esercito nemico è distrutto. Per fare un esempio più veloce, se il tedesco muove tre carri e di là l'alleato ha tre fanterie,
Magari i carri hanno iniziativa 3, le fanterie hanno iniziativa 1, i carri sono 3, le fanterie sono 3, quindi sparano per i primi 3 carri, automaticamente distruggono le fanterie. A meno che il giocatore di là non abbia da giocare una controcarta che magari gli dà un bonus, gli dà un bonus all'iniziativa o comunque gli fa fare qualcosa, perché giocato così a pie pari, senza tirare dadi né niente, 3 carri armati contro 3 fanterie hanno vinto automaticamente, seguendo appunto l'ordine delle priorità. Quindi è un gioco tutto sommato velocissimo, però secondo me che ha anche il giusto spessore tattico e bellico ovviamente. In conclusione, Frontier Wars è un gioco che mi sento di consigliare a tutti. È leggermente più complesso di Memoir, non complicato, è una buffonata, è facilissimo. È leggermente più complesso perché Memoir di base è semplicissimo. Con le espansioni diventa un pochino più macchinoso perché c'è tanta roba e tante regole nuove. Ecco, questo fate conto che è una specie di Memoir con almeno una barra due espansioni all'interno. Però comunque è interessante, abbiamo le miniature, ricorda anche un po' Axis and Allies. Poi sti giochi fondamentalmente si somigliano un po' tutti. Però comunque è un gioco veloce che potrà divertire chiunque. Secondo me non è un capolavoro del genere, ma è un gioco tranquillo, veloce, e se qualcuno cerca qualcosa di immediato che non sia prettamente Axis and Allies o Memoir, secondo me ha trovato un gioco in cui si potrebbe divertire per tanto tempo. E poi missioni ce n'è un casino e ne potete trovare anche gratuite da scaricare, quindi c'è veramente tanta roba, più espansioni che vanno magari a espandere il panorama bellico e tutto quanto. Quindi io lo consiglio assolutamente. Ringrazio la Draco Ideas per questa copia che mi ha fornito, passato ovviamente a pieni voti. Se lo volete ordinare, come sempre, primo link in descrizione, insomma impressione dalla Gioco Libreria Semola, nostro negozio sponsor al miglior prezzo sul mercato. Se andate sul sito, scrivete Frontier Wars e lo trovate bollino rosso finito o proprio non c'è, mandate una mail al supporto e fate presente che arrivate dal canale di Coridan, dal mio canale. Scrivete al supporto della Gioco Libreria Semola e diteli: ho visto che lui ha trattato Frontier Wars, ma voi nel catalogo non ce l'avete, oppure ce l'avete ma è finito. Ma si può ordinare comunque. Lui, anche se non ce l'ha nel catalogo, ma è un prodotto reperibile, ve lo ordinerà e ve lo farà avere a casa. E usate sempre il codice discount Coridan7 per avere uno sconto del 7%. E per spese superiori ai 79 euro, corriere gratuito in 48 ore in 2 giorni in tutta Europa. Quindi anche magari uno ordina dalla Francia, in 48 ore ti arriva a casa tranquillamente. E ricordatevi, anche se andate nel motore di ricerca interno, scrivete il nome del gioco e non lo trovate, mandate una mail al supporto, perché magari anche se non ce l'ha in catalogo ve lo ordina. Quindi Gioco Libreria Semola al solito è un servizio più che eccellente. Vi sfido a trovare un servizio del genere. Gioco passato a pieni voti, ve l'ho detto, non un capolavoro del genere, ma farà divertire e passare delle belle ore, soprattutto agli appassionati della Seconda Guerra Mondiale. Ciao ragazzi, alla prossima! Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e clicca sulla campanella per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche e non perderti nemmeno un video in uscita. Primo link in descrizione, primi link che trovate, ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale Facebook, al canale mio di Live Twitch, alla mia pagina Instagram e alla mia pagina TikTok, che sono sempre aggiornate, e su Twitch mano a mano troverete la programmazione aggiornata con tutte quante le live del giorno. Quindi guardatela sempre perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata. Mi raccomando, iscrivetevi soprattutto ai social perché sono sempre aggiornati, e se devo comunicare qualcosa anche per il canale YouTube lo troverete sempre lì. Ciao, alla prossima!